Celentano. Ecco qui il quadro. Amici sportivi, tifosi del Manareier, buona serata, ben ritrovati, buon campionato da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Comincia una nuova stagione per l'Manareier, la stagione dei 150 anni della società, anche se la sezione pallacanestro è successiva, ma giustamente la società festeggia la fondazione del 1872 e lo fa con una squadra profondamente rinnovata. Guardate intanto il quintetto in sovraimpressione, Brooks e Watt sono gli unici due confermati, ma non ce ne sono tanti di più nel roster, soltanto Brams e De Nicolao a completare in panchina, oltre al giovane Ciappelli, giocatori che già si conoscono, e ci sono anche due giocatori che sono ai box, ovvero Moraschini, che rientrerà a metà ottobre concluso il lungo stop per la positività ad un controllo antidoping, ma non ci torniamo sopra perché è stata una serie di misunderstanding su questo fatto. In realtà Moraschini si è dovuto adattare a saltare praticamente l'intera scorsa annata, dovrà saltare invece ancora qualche giornata un altro nuovo innesto, cioè Parks, che si è infortunato contro l'Efes. Ma insomma una grande voglia, scusa Andrea, di far bene contro una squadra, e adesso cominciamo già a parlare della partita odierna, neopromossa, ma che presenta tra le proprie fila un giocatore che giustamente è stato applaudito da una standing ovation dal Taliercio, perché Julian Stone ha scritto la storia recente dell'Umanareier. Eh sì, quasi come fosse un giocatore, ancora un giocatore della Reier, è stata veramente una grande ovazione. Venezia sicuramente ha fatto un buon precampionato, 10 vittorie su 10 con alcuni tornei vinti, ha già cominciato purtroppo a pagare dazio alla sfortuna. Citavi il problema Parks, abbastanza importante, ma ha avuto problemi Willis, ha avuto problemi Walt, ha avuto problemi Bramos, anche spesso non è al meglio, quindi come un po' diciamo normale inizio stagione si paga un po' l'inizio dell'attività, però una squadra che ha dimostrato grande potenzialità, grande forza, grande competenza. Tra le varie amichevoli citiamo la vittoria contro i due volte campioni d'Europa dell'Efes, davvero importante. Dall'altra parte una squadra che ha sicuramente tanto entusiasmo, perché come è successo per esempio l'altro anno contro Ortona, ovviamente se trovi quell'alchimia giusta per cui riesci a
continuare sulle aree di entusiasmo della passata stagione, anche per i partenopei un problema fisico, ovvero quello di Thompson, che ha saltato praticamente la preparazione per l'operazione alla frattura composta dallo scafoide, per cui c'è, ma non sappiamo in quali condizioni. Squadra che ha comunque anche molta fisicità, molto peso, e sarà un bel branco di prova anche per i nostri lunghi. Gioca in un tagliercio finalmente tornato a vedere il pubblico sugli spalti, senza limitazioni né di numero né di misure di sicurezza. Sicuramente le mascherine ci hanno aiutato nel corso dei 2 anni di pandemia, ma poter tornare a vivere in piena libertà, poter tifare in piena libertà senza limitazioni è un altro fattore importante che secondo me sarà determinante anche per far sentire il calore dei vari palazzetti. E il tagliercio sappiamo benissimo come sappia riscaldarsi in caso di ottima prova da parte dei ragazzi Oro Granata, oppure sostenerli in caso di difficoltà. Quintetto iniziale che vede Jason Granger come playmaker, Freeman come guardia e poi la coppia Brooks e Willis assieme a Watt. Quintetto decisamente solido, Andrea. Eh sì, quest'anno rispetto alle annate precedenti sicuramente c'è molto peso sotto le braccia con l'arrivo di Willis. Brooks, lo sappiamo, ha già qualità e subito prima palla per gli Oro Granata. Con Jason Granger marcato da Stone, che ovviamente parte in quintetto, in un quintetto tutto straniero, anzi no, c'è solo il Kanji come italiano come centro per la formazione di Rossi. Il primo attacco, il primo canestro, lo mette a segno Jeff Bruce, primo canestro della stagione ufficiale da parte del ex giocatore di Milano, ma ormai è ben lontano, è uno dei veterani anche se è soltanto al secondo anno in maglia Oro Granata. L'attacco di Doron Lamb si alza per la tripla, la sbaglia, il rimbalzo di Willis che ha recuperato da questo piccolo problema accusato in pre-campionato. Fortunatamente gli esami strumentali hanno escluso ogni tipo di infortunio. Sbaglia Granger la tripla, rimbalzo di Thompson, poi Stone a guidare la transizione. Ha di fronte Granger, arriva il blocco proprio di Thompson, Stone si alza da 3 punti e mette la tripla. Questo è un tiro che si è costruito nei suoi anni qui a Venezia. Nel primo anno, nei primi anni Venezia non ce l'aveva, ma negli ultimi l'aveva fatto vedere molto bene, è tratto da una bella distanza. 3-2 vantaggio Scafati, possesso per Lumana Reyer, bel gioco a due, Freeman nella schiacciata di Mitchell Watt, che come dicevamo prima quest'anno avrà anche alternativa perché c'è anche Tessitori e Sima in panchina. Sì, esatto, Sima che ovviamente diciamo nato come probabilmente americano di coppa, ma visto l'infortunio di Parks è un bel addendo. Intanto nel recupero difensivo, scusa Andrea se ti interrompo, il recupero di Jason Granger, pallone per Willis contro Pinkins, ci prova da 3 punti Alleric, Freeman la tripla sul secondo ferro, poi tocca il tabellone e premia Scafati. Se vuoi finire il discorso, scusami Andrea. No, sì, comunque appunto come centimetri, come peso, quest'anno la squadra è molto ben fornita. Stone, ancora lui a segnare punti per Scafati che torna avanti 5-4, 5 punti per la Givova, 5 punti da parte del suo doppio zero ex di turno. Willis per Brooks, non guarda Watt, esce Granger, è un po' in difficoltà l'attacco dell'Umana Reyer su questa costruzione che arriva agli ultimi 7 secondi. Freeman penetra, scarica sui piedi di Thompson, è dunque riciclato quando mancavano 4 secondi 8 decimi allo scadere dei 24 chilometri dell'azione. Buon per l'Umana Reyer che, ripeto, ha cominciato ad attaccare in questo frangente con qualche istante di ritardo e tocca con il piede involontariamente chiaramente Thompson, così come non ha cercato sicuramente il piede Freeman dell'avversario, ma buon per l'Umana Reyer che può ricostruire con un minimo di appannaggio di secondi in più. Granger chiede palla a Watt, viene servito invece Brooks, adesso Watt, ultimi 6 secondi, Jason Granger, ancora lui, bellissimo gioco a due, poi lo scarico e Watt per Willis, i due lunghi dell'Umana Reyer, ma tutta la squadra coinvolta questa azione che riporta avanti Oro Granata. Sì, tra l'altro si è visto subito una grande intesa con Granger, con i lunghi, e considerando che è appena arrivato. Bravo, anche Thompson a mettere a segno questo tiro dalla media distanza, ricordiamo una partita contro l'Efes, quanti assist ha fatto? 13, esatto, te l'ho chiesto a te perché so che tu sei quello delle statistiche, però per un giocatore che è appena arrivato a trovarsi così bene con i compagni testimonia quanto sia intelligente lui e quanto sia comunque una squadra. Intanto c'è il fallo speso in difesa da Julian Stone su Mitchell Watt, dicevamo testimonia anche appunto come questo sia un gruppo più che una somma di ottimi giocatori peraltro. Sì, quest'anno diciamo
su alcune situazioni mi viene in mente appunto il playmaking. Abbiamo Granger, abbiamo Spissu, abbiamo De Nicolao e anche Freeman ha fatto il qualche portare palla tranquillamente, esatto. Brooks va a spalla canestro sull'Emb, mismatch favorevole, la sospensione di Jeff Brooks e ancora il sorpasso per Numana Reyer con il canestro di Brooks. Sì, dall'altra parte Thompson che ripete il canestro precedente facendosi trovare reattivo a rimbalzo offensivo. Attenzione, adesso c'è un problema proprio per Thompson che è caduto a terra, spero si tratti soltanto di un problema momentaneo, sì, una botta nella ricaduta sul parquet. È scivolato credo su una chiazza di umido, sì, perché pur essendo ottobre è tornato il caldo dopo una quindicina di giorni di temperature decisamente più fresche rispetto alla prima metà di settembre. È cominciato ottobre da due giorni e oggi è una giornata diciamo di fine estate, possiamo definirla così, anche se siamo già abbondantemente in autunno con il campionato che comincia. Spissu si alza dalla panchina per parlare con gli arbitri, non so cosa stia dicendo l'esperto giocatore anche della nazionale italiana. Ricordiamo una grandissima partita contro la Serbia all'ultima avventura degli europei. Intanto il canestro, i primi due punti in maglia granata ufficiali per Alleric Freeman per il nuovo sorpasso. Qui non c'è assolutamente inerzia né da una parte né dall'altra, entrambe le squadre stanno rispondendo colpo su colpo. Thompson marcato da Watt sul perimetro, lo scarico per Lamb, ancora il gioco a due con Thompson, arriva l'aiuto di Willis, forse infrazione di passi qui. Andrea, qualche dubbio ce l'ho? Anch'io l'avrei riscontrata. Diciamo che bella partita spumeggiante, forse ancora le difese non mordono e sappiamo come per De Raffaele questo sia un fattore importante. Infatti braccia incrociate, lo vedete sullo sfondo, Walter De Raffaele, Granger, la sospensione, il tiro sul primo ferro, l'errore, la lotta a rimbalzo, premia ancora Scafati con Stone che corre alla transizione, ancora una volta attacca il ferro, appoggia al tabellone, ancora lui a segno e due giocatori hanno segnato per Scafati, 7 punti di Stone e 6 di Thompson per il massimo vantaggio della partita per la Givova Scafati. Il canestro di Stone dà infatti 13-10, poi mentre ci avviamo alla metà del primo quarto. Jason Granger a costruire ancora l'attacco per Numana Reyer, palla dentro per Watt che riceve, non era facile ricevere. Non era facile ricevere, è però un passaggio di quelli illuminanti, come detto ne vedremo delle belle quest'anno con Granger. Stone rimane un punto di vantaggio per la Givova al giro di boa del primo quarto di questo bellissimo fino a questo momento esordio di campionato. Ancora una bella giocata, i primi due punti anche per Pinkins, difesa sicuramente da rivedere per Numana Reyer, ma legge perfettamente i giochi a due, la formazione campana e si riporta sul più 3 sul 15-12, punteggio decisamente alto, si pensa che siamo appena oltre la metà del primo quarto. Ancora Granger, servito a Willis questa volta, spalla canestro marcato da Lamb, si avvicina sfruttando i centimetri, Willis che però sbaglia il gancio, il rimbalzo di Pinkins, la riapertura per Stone, la transizione di Lamb ma è già schierata la difesa dell'Umana Reyer, attenzione a Pinkins che si è scaldato col canestro precedente e ovviamente subito time out per l'Umana Reyer perché arriva a 2 possessi pieni di vantaggio il vantaggio della Givova, 12-18, 4-20 da giocare. È chiaro che qui c'è anche tanto, credo che le percentuali siano clamorose per l'attacco di Scafati in questo video di partita, Andrea. Sì, 75 da 2, 50% da 3, sicuramente, però 75 da 2 anche per l'Umana da sotto, manca il tiro dalla lunga in questo momento. Diciamo che appunto la difesa deve ancora comunque trovare le giuste alchimie, alcune soluzioni davvero un po' troppo facili per gli ospiti, mentre in attacco si sono viste buone cose, la difesa ancora appunto deve, abbiamo visto anche qui in questa azione, in questo replay, giocatore lasciato solo e non possiamo permettere cose di questo genere. Domandami se Stone vuol far bella figura. Credo che l'abbia già fatta, potrebbe anche andare tranquillamente. Sì. Di solito Stone, ricordate, quando c'erano le presentazioni dell'Umana Reyer non c'era mai sul campo, ovviamente oggi non poteva mancare. No, infatti di solito andava in spogliatoio a concentrarsi.
però l'accoglienza che gli ha riservato il Tagliercio meritava per una Marco volta. Marco Spissu, intanto, scusa se ti interrompo, è il primo cambio, anche perché prima ha riportato una leggera botta al volto, al ghiaccio sullo zigomo sinistro, e dunque in campo c'è Marco Spissu che fa il suo esordio in campionato, doppio play in questo caso, e Spissu che gioca da guardia, l'ha fatto anche in nazionale, ricordo. Sì, no, lì non c'è problema. Mentre Stone sta cercando di mettere molta pressione su Granger. È entrato anche De Laurentiis per la formazione campana, che ripetiamo al massimo vantaggio, e c'è il fallo in attacco per l'Umana Reyer. Il blocco di Watt su Stone. Dicevo, è uscita decisamente male dal timeout l'Umana Reyer, perché spende il primo fallo della partita, un fallo d'altra parte l'aveva speso proprio su Watt Julian Stone, adesso il fallo è di Mitchell Watt, e dunque altro possesso per la Givova che ha 6 punti di vantaggio. È pronto a entrare anche Michael Bramos, mentre Julian Stone, marcato da Granger sul perimetro, serve ancora per il numero 35 Ikanji, mette palla per terra, un altro nuovo entrato, il capitano Riccardo Rossato, una bella storia anche quella di Rossato, mentre c'è il recupero difensivo su De Laurentiis per l'Umana Reyer. Willis rischia l'infrazione di passi, riesce a liberarsi del pallone prima di mettere a terra il piede, dunque perde l'occasione di prendere il tiro, ma mantiene il possesso per l'Umana Reyer, con Granger che va su, viene stoppato un po' dal tabellone, un po' dall'avversario, e Spissu va a spendere il fallo, momento di difficoltà per l'Umana Reyer che non segna da 2 minuti. Sì, un po' di confusione abbiamo visto anche in questa situazione, mentre, come avevi annunciato, rientra Michael Bramos, e anche Tessitori, altro nazionale che dà un po' di fiato a Mitchell Watt. Volevo ricordare Bramos, che ha giocato l'amichevole con l'Efes con i sintomi di influenza intestinale, ha fatto 5 su 6 da 3, è una partita davvero sontuosa, con cui ci si attende molto anche da lui qui. Rossato penetra, appoggia il tabellone, dopo la ricorderemo la storia di Rossato, Andrea, arriva l'errore, c'è la possibilità subito per il capitano Michael Bramos! Si presenta così all'inizio della sua stagione, l'ennesima stagione, dopo dovremo contarle perché ne ha fatte veramente tante. Michael Bramos si presenta con uno dei suoi marchi di fabbrica, forse il più famoso, la tripla che riporta meno 3 in Umana Reyer. Adesso stiamo negli ultimi 3 minuti del primo quarto. Julian Stone cambia 2 volte direzione, poi scarica sul perimetro la tripla di Kanji e risponde da par suo la Givova, che si riporta al massimo vantaggio 15-21. 2:42 da giocare, con Spissu a costruire, servito Granger, arriva il blocco di Willis, sceglie l'altro lato il giocatore italo-uruguaiano, poi a Bramos, il fallo, mani addosso di Ikanji, e dunque secondo fallo di squadra, il primo personale di Ikanji per Scafati, 2 falli anche per l'Umana Reyer, entrano Landi e Henry. Ecco, se vuoi raccontare un attimino Rossato. Sì, Rossato è mestrino della Gazzara. Però ha cercato fortuna altrove, non è cresciuto nelle giovani della Reie, Casal Pustellengo, Reggio Calabria, e qui palla persa. Sì, intanto la palla persa l'anticipo di... E alla fine appunto Scafati, di cui è il capitano, e l'esordio in Serie A lo fa al Tagliercio. E infatti prima della partita è andato a salutare molte persone che magari saranno anche tifosi della Reyer, ma oggi sono venuti a vedere il loro amico, il loro parente magari, comunque è una giornata importante per Rossato, e arriva la tripla ancora per la formazione ospite, con il canestro da 2 punti, comunque vale il massimo vantaggio 15-23. Willis subisce il fallo da parte del numero 15 Landi, che conferma la decisione arbitrale, comunque 15-23, 23 punti subiti in 8 minuti sono troppi effettivamente, sottolineavi Andrea come manca qualcosa ancora alla difesa dell'Umana Reyer. Si alza di nuovo Freeman, e questo è importante perché abbiamo detto come avesse riportato una botta allo zigomo, adesso esce Granger, e vuol dire che è passato un po' di ghiaccio. Sì, diciamo una contusione così da gioco, ma niente di grave. Sì, difficoltà per l'Umana, infatti Willis qui adesso appunto ha preso l'iniziativa, ha detto dentro, dritto per dritto vado fino al ferro. Altro giocatore di grandissima qualità, lo ricordiamo a Brindisi, giocatore che aveva anche possibilità di andare a giocare in Eurolega, ma ha sposato il progetto Reyer.
e fa 2 su 2 per quelli che sono i primi punti, anzi scusate, 4 punti, aveva già fatto un canestro in precedenza, quindi 17 a 23 per l'Umana Reyer. Ci sono 6 punti da recuperare, ma comincia a farlo negli ultimi 2 minuti in fase difensiva. De Laurentiis per Rossato, marcato da Tessitori, cerca l'assist, la palla prende in controtempo Landi, la rimessa dal fondo e in questo momento la Givova ha praticamente in campo il secondo quintetto. Togliamo pure praticamente, perché c'è soltanto Stone dello starting five, e che testimonia che nonostante siano solo 10 giocatori a referto, pur essendo una neopromossa, comunque dà fiducia a quei giocatori che hanno costruito la propria la scorsa stagione. Intanto proteggiamo il monitor dal pallone gettato all'ortica dall'Umana Reyer, non permette recupero agli Oro Granata, ma almeno protegge la nostra postazione. E rimane 17-23 in campo, con ancora Rossato a costruire. Cerca la combinazione con De Laurentiis, che però mette palla per terra, scarico sul perimetro, la partenza di Henry, l'ex giocatore di Trieste, scarica. Adesso non è un momento di bellissimo pallacanestro, dobbiamo dirlo. Un po' di situazioni un po' velleitarie. Dicevi dei punti subiti, è vero anche che Scafati tira 3 su 4 da 3, per cui sicuramente anche ottime percentuali in questo momento. Vediamo se riuscirà in questo ultimo minuto 17 a limare l'Umana Reyer. Tessitori per Ramos, testimonianza di come appunto i giocatori siano assolutamente intercambiabili, il lungo per l'esterno e il appoggio al tabellone di Michael Ramos, che sceglie ovviamente nel migliore dei modi il tempismo per avvicinarsi e per appoggiare il meno 4 Umana Reyer. Julian Stone va via prima, la stoppata ai Tessitori. Tanto cuoio sotto la mano, però forse anche un po' di braccio. Siamo a 25 metri. Stone va a parlare duro a Tessitori, per cui è anche a capire se col corpo comunque gli è andato addosso. Stone veramente scatenato, punto di riferimento essenziale per la Givova, chiaramente un giocatore di cuore, per cui c'era appunto sicuramente da aspettarsi una prestazione del genere da parte sua. Sono già 8 punti per Julian Stone, dunque vicino alla doppia per punti segnati già nel primo quarto, e arriva a 9 con il 2 su 2 che gli dà il più 6 alla squadra ospite. Umana Reyer che attacca con Marco Spissu, il pallone per Tessitori. I due hanno giocato più in nazionale che in Oro Granata. C'è l'anticipo di Rossato, secondo me qui è la classica decisione salomonica che scontenta tutti, perché o c'è da fallo o c'è la rimessa per Scafati. Comunque viene data la rimessa all'Umana Reyer con 13 secondi sull'azione di tiro, ma Marco Spissu a farsi consegnare il pallone, chiama all'uscita Tessitori, serve il pallone al centro ex Treviso e Freeman viene anticipato momentaneamente, poi recupera il pallone, ma ci sono solo 6 secondi adesso per prendersi il tiro. Freeman prova ad andare in azione personale, il tiro da campetto, possiamo dirlo, di Alleric Freeman, che trova il fondo della retina e rifà meno 4 per l'Umana Reyer. Pronto all'esordio anche Chillo, altro giocatore ex Treviso, ex Fortitudo Bologna, un altro dei tanti possibili comprimari che possono dare il loro contributo alla stagione dell'Umana Reyer. 13 secondi e 9, arriva un'altra palla persa da parte di Scafati, e forse è in questo che sta peccando maggiormente. C'è l'ultimo cambio con l'ingresso in campo anche di Monaldi, e per l'Umana Reyer entra Chillo, vediamo anche prende il posto di Willis, giustamente fatto quasi tutti i 20 minuti. Bravo Freeman prima nel mettersi in proprio e trovare una soluzione di grande talento, ma anche qui in difesa nel riuscire a tenere delle orecchie. Ultima azione del primo quarto, Marco Spissu prova ad accelerare, grandissimo slalom, fallo di De Laurentiis, arriva adesso il bonus a 5 secondi dalla fine, quindi non si andrà in lunetta, ma bravissimo qui Spissu, ma del resto sì, non lo scopriamo ora. Esatto, diciamo che l'unico problema per Spissu è che ovviamente è arrivato molto tardi visto l'impegno con la nazionale, e quindi ha ancora bisogno di un po' di tempo per entrare nei vari meccanismi. Ultimi 5 secondi, un decimo, la palla per Tessitori che si scontra quasi con i Kanji, appena rientrato, 1 secondo e 9, deve prendersi la tripla Marco Spissu, va vicino alla tripla del meno 1, ma il primo quarto si chiude sul punteggio che dice Umana Reyer 21, Givova Scafati 25.
Lunga è quello di Bramo, se però poi appunto Venezia trovasse anche questo tipo di soluzione sicuramente se ne sarebbe un gran plus per la formazione di Raffaele. Abbiamo già visto praticamente il quintetto dell'Umano Reyer, mancava praticamente solo Bramos a completarlo, dall'altra parte invece è rientrato in campo Pinkins, mentre è Monaldi a costruire l'attacco. Il primo del secondo quarto, c'è anche Lemba nuovamente in campo per Scafati, Givova che ci prova con il tiro da tre punti che risulta corto da parte di Henry, la palla esce dal campo, un po' di sportellate questa volta all'interno dell'area e la rimessa sarà per l'Umana Reyer che ha rimontato per ora da almeno 8 almeno 4 e adesso anche il possesso per riavvicinarsi ad un solo possesso, scusate la ripetizione, di ritardo dagli avversari. Spissu, il pallone per Chillo, dentro per Tessitori che guadagna il centro all'area, il gancio di Amedeo Tessitori, l'errore, il rimbalzo di Pinkins, la transizione di Henry marcato da Bramos. Pallone bello, il gioco a due, un po' poi di difficoltà nel controllo da parte di Scafati, alla fine Henry recupera il pallone, ultimi 10 secondi dell'azione di tiro, cerca ancora il pick and roll che non riesce, 7-6, riceve Monaldi, esce Tessitori, si prende a tripla, Monaldi la mette. Io non so cosa, complimenti, più che fare sì, da due punti, ma ha inventato un canestro Monaldi, sì, impossibile. Tra l'altro con Tessitori proprio, è qui, quasi persa. Ramos la recupera in qualche maniera, bravissimo anche in questo. La palla nuovamente per l'Umana Reyer con Spissu che si avvicina al centro dell'area, scarica per Ramos che pensa un attimo al tiro da tre punti, poi si avvicina all'area, il tiro è corto, buona la difesa di Scafati, assolutamente chiede un tocco Michael Ramos e conoscendo la correttezza del giocatore, esatto, probabilmente c'è. Dicendo anch'io, un giocatore che di solito quasi mai si lamenta, in questo caso qua appunto, anche perché un tiro così è difficile, scarso, per quanto fosse ben marcato difficilmente Bramos prende solo aria. Dunque più 6 e palla in mano per Scafati con De Laurentiis, uno scontro lontano dalla palla, il fallo è di Alleric Freeman, il primo personale per il giocatore maglia numero 5 e vediamo si gira verso la panchina coach Walter De Raffaele, pronto, eccolo qua, altro esordio, sì, altro esordio per il giovane centro spagnolo, posto i Tessitori. Sì, come dicevamo le opzioni in questo caso sono molte, Tessitori è importante soprattutto in campionato per dare fiato a Watt, ma visto che c'è usiamo anche Sima che ha mezzi atletici pazzeschi. Usa le mani Chillo e viene subito sanzionata la difesa del numero 15 dell'Umana Reyer, primo fallo di Matteo Chillo e secondo di squadra per l'Umana Reyer con altra rimessa per la Givova Scafati a 8-21 al termine del primo tempo sul vantaggio esterno 27-21. Rimessa dal fondo del campo, riceve Lamb che ha di fronte Michael Bramos, si alza Doron Lamb, l'ex giocatore di Pesaro, sbaglia, il rimbalzo è di Spissu che guida la transizione, serve per Bramos, dentro per Sima che gioca dunque il primo pallone della sua partita contro De Laurentiis, attenzione al rischio di Hooking, ma c'è l'assist per Freeman che appoggia al tabellone i primi due punti del secondo tempo, del secondo quarto per l'Umana Reyer sotto di 4. De Laurentiis ha già servito per Lamb, poi la tripla di Pinkins, l'errore, il rimbalzo recuperato da Spissu che sta prendendo un sacco di rimbalzi, il più piccolo in campo dell'Umana Reyer, Monaldi forse qualche centimetro meno di lui, però insomma non è che fosse contrastato proprio da Monaldi, sì, ma una serie di botte sulle sue braccia non sanzionate, poi lo scarico per Henry che sbaglia dietro la schiena, ancora un momento di basket tutt'altro che spettacolare, ecco diciamo che in questo frangente l'Umana Reyer sta alzando sicuramente il livello della difesa. Eh sì, una difesa come questa che abbiamo appena visto non era assoluta, adesso vediamo la rivediamo Ramos che costringe a un passaggio dietro la schiena Henry e quindi palla recuperata anche un po' parecchi contatti sul portatore di palla abbastanza duri che possono un po' segnare la linea della partita. Rientrato in campo Thompson da una parte, Willis dall'altra, fuori Chillo per l'Umana Reyer, nello specifico è proprio Willis che riceve e serve a Spissu, i due avranno fatto se no qualche allenamento assieme, ma arriva su quest'asse il canestro, un segno da Willis e dunque l'Umana Reyer è di nuovo a -2 per la prima volta nel secondo quarto.
Lamb, il pallone che cerca Thompson, lo trova il duello con Yankuba Sima, mani addosso da parte di entrambi, viene fischiato il primo fallo di Sima, si lamenta a coach Walter De Raffaele, anche perché è già il terzo di squadra per l'Umana Reyer in 3 minuti di gioco, non sono pochi, però direi che il fischio ci può stare. Sì, no, il fischio ci sta, in realtà anche il giocatore in attacco comunque aveva sbracciato qui un grosso... Pinkins prova a farsi largo, cerca l'assist, succede un po' di tutto sotto, alla fine Thompson porta a casa il fallo, vediamo se è di Willis o di Sima. Credo di Sima. No, è di Willis, è il primo fallo di Willis. Avevo visto che erano andati entrambi, Sima se n'era accusato, ma è il primo fallo di Willis ed eccolo il bonus dopo 3 minuti e 3 secondi con i 2 tiri liberi di Thompson, che però sbaglia il primo. Resta dunque a più 2 la Givova, che ha a disposizione un altro tiro libero nelle mani del suo centro titolare Thompson, che però fa 0 su 2, e dunque alla fine ben vengano anche questi due falli per l'economia dell'Umana Reyer, che affronta il metro in campo Granger e Tessitori. L'attacco di Spissu intanto per provare il pareggio o il nuovo sorpasso dell'Umana Reyer. Scambio con Bramos, ancora Spissu, no look per Bramos, sciopo. L'avevo visto partire, sì, l'avevo visto proprio l'azione e ho detto qua se non lo chiudono arriva un canestro. È il canestro del pareggio, ma che dire, alle Iup, Bramos qualche annetto ce l'ha, adesso anche la stoppata con il fallo sanzionato alla difesa, che credo a Yankuba Sima, sì. Il fallo di Sima, poi la stoppata di Bramos. La stoppata di Bramos era perfetta, non è che problema. Forse commette l'errore di abbassare qualche un po' il braccio. Di averlo preso col braccio. Probabilmente non serviva perché si era scomposto davvero molto nell'entrare qui. La stand innovation o quasi per Bramos, che fa vedere che l'età anagrafica non conta assolutamente quando si ha la classe del giocatore di origine greca. Io sottolineerei appunto nel canestro di Bramos, al di là lo stacco di Bramos che ha avuto forse non tanto i 2 tiri liberi, ma segno il primo di Henry, dicevo, non sottolineerei tanto l'altezza che ha raggiunto, che comunque è notevole per un giocatore della sua età, quanto il tempismo che ha avuto di dare il pallone a Spissu e partire in velocità per ricevere il pallone e poi appoggiarlo al tabellone. Avesse fatto una schiacciata, sarebbe venuto giù il taglietto, ma ne ha fatta una con l'Efes che ha veramente esaltato tutto il pubblico. Poi aveva fatto la stoppata dall'altra parte, che però è stata vanificata dal precedente fallo di Sima, secondo personale, che ha permesso alla Givova di riportarsi sul più 2. Pronto ad entrare Mitchell Watt, intanto Freeman cerca la palla verso Sima, la riceve, c'è il tocco con il piede da parte di Sima e arriva la palla persa. Sima va in panchina, ancora lamentele da parte di coach Walter De Raffaele. Diciamo che è stato un po' preso di mira Yankuba Sima. Sì, rientra Watt e lo sappiamo per quanto... Beh, il fallo di Thompson mi sembrava evidente. Sì. Dopo l'ha presa sì con il piede Sima, però... Perché l'ha sbracciato Thompson in realtà. No, l'ingresso di Watt è importantissimo, lo sappiamo. Nell'economia della squadra di De Raffaele è un giocatore fondamentale. Monaldi, palla dentro, il raddoppio difensivo dell'Umana Reyer, ancora la circolazione con penetra, scarica Monaldi allo scadere dei 24, ci riprova da 3 punti, sbaglia, il rimbalzo nelle mani di prima, dunque un'altra opportunità per l'Umana Reyer, con Marco Spissu, piedi per terra, la tripla, segno e esulta Marco Spissu, i primi 3 punti in maglia oro granata valgono il sorpasso per l'Umana Reyer, costringono al time out la panchina di Scafati, ma bellissima l'esultanza di Marco Spissu per una tripla che al momento dà il +1, ma evidentemente gli dà anche quella carica. Lo sblocca perché... un po'. Sì. E l'abbiamo sentito anche il pubblico come ha reagito. Cioè non è che avessi inventato nulla nel dire che è un tiratore dalla lunga micidiale. Anche per lui appunto, però come per, normalmente per i tiratori serve appunto sbloccarsi, trovare il ritmo, e poi le cose le abbiamo visto anche cosa ha saputo fare con la Serbia, possono veramente incendiarsi. Stavo facendo dei calcoli, Andrea, negli ultimi 7 minuti scarsi l'Umana Reyer ha infilato un parziale di 15-6, dal massimo svantaggio al nuovo vantaggio, perché va detto che l'Umana Reyer
aveva avuto solo il 2-0 iniziale come vantaggio con due punti almeno. E adesso è tornata a più uno, perché poi c'è stata quella lunga serie di sorpassi e controsorpassi, per chi non avesse visto le primissime battute di questa partita. E adesso più uno per Lumano Reyer, rientra in campo Julian Stone e direi che è una mossa obbligata per Scafati. Sì, sicuramente ha dimostrato di essere in gran forma ed è un trascinatore, perché poi al di là dei punti ha un tipo di gioco che veramente esalta anche i compagni. Quintetto iniziale in campo per la Givova Scafati e zona per Lumano Reyer, mi sembra una fronte dispari con Granger e Freeman di lato e Spisso in mezzo. Anche qui tanto c'è il tentativo di Kanji che non va al rimbalzo di Granger, anche qui dimostra la duttilità Lumano Reyer. Prima il quintetto altissimo, adesso tre esterni e va a prendersi la tripla, un lungo, tanto per dire, Willis che questa volta però non mette a segno. Stone, tentativo di assist, questa volta esagera un po' Julian Stone, che infatti sorride, lo conosciamo, e alza il braccio verso il compagno Ikanji, che non è riuscito a ricevere il pallone, ripeto, un po' sulle caviglie. Sorriso degli arbitri verso la panchina dell'Umana Reyer, con coach Walter De Raffaele che però è di spalle, stava parlando con i suoi assistenti. Ancora più uno per l'Umana Reyer con Marco Spissu, marcato da Stone, il blocco di Watt, il gioco a due, la palla viene deviata dalla difesa, la recupera Ikanji, serve ancora per Stone, Ikanji, palla dentro per Thompson che prova ad attaccare Watt, si fa aggressivo al numero 50 dell'Umana Reyer, la sospensione di Thompson, l'errore, il rimbalzo da parte di Freeman che lancia il contropiede Willis che riesce a segnare subendo il fallo di Julian Stone. Willis sembrava quasi in ritardo all'inizio dell'azione, poi sì. Ma poi il movimento che ha fatto di rotazione per assorbire il fallo, lo rivediamo qui, vediamo qui l'appoggio in rovesciata al canestro. È un giocatore che fa sembrare tutto facile, tutto semplice, e in realtà ha una qualità davvero sopraffina a livello proprio tecnico. A proposito di quello che si diceva prima, fuori Spissu, dentro Brooks, che non hanno propriamente lo stesso ruolo. Intanto completa il gioco da tre punti Willis, 33 a 29 con il ritorno in campo del capitano di Scafati, Rossato, al posto di Ikanji. E il parziale si allunga a 18 a 6 per l'Umana Reyer. È passato un altro minuto, dunque circa 8 minuti di gioco a cavallo dei primi due quarti e massimo vantaggio adesso per l'Umana Reyer nella partita. La sospensione di Lamb non riesce a ritrovare la via del canestro Scafati, e tanto merito però è della difesa dell'Umana Reyer. Appena finirà l'azione ovviamente vi faccio commentare questo, perché siamo in un'azione di attacco con Alleric Freeman, la sospensione è a segno. Direi che dubbi sull'attacco non ce ne sono, quando poi alza anche la difesa l'Umana Reyer. Sì, infatti avevamo detto nel primo tempo, nel primo quarto buono l'attacco, la difesa un po' aveva permesso troppo, adesso che ha chiuso le maglie è diventato importante. Stone cerca l'invenzione, arriva un altro errore, rimbalzo di Watt, la transizione di Brooks, non è un esterno, abbiamo detto, ma guardate come palleggia per essere un lungo, porta a casa il fallo di Rossato, è appena il secondo per la Givova in questo periodo e siamo al primo fallo personale del capitano della formazione scafatese. La rimessa per l'Umana Reyer, 3:37 da giocare nel corso del secondo quarto, o meglio del primo tempo, visto che stiamo per concludere i primi 20 minuti di questo esordio stagionale al Palasport Taliercio per il nuovo campionato di Serie A 2022-2023. Granger, il pallone per Watt, piedi per terra, quest'anno vedremo secondo me più spesso tirare da tre punti Watt rispetto alle precedenti stagioni, questa volta però non se lo prende, preferisce avvicinarsi al ferro, attacca Thompson, il gancio di Mitchell Watt, questo è decisamente più abituale vederglielo fare, gancio morbido, 37 a 29 e continua ad aggiornare quel dato, 22 a 6 di parziale aperto per l'Umana Reyer. L'attacco di Scafati, Lamb, il pallone per Stone, stiamo per entrare negli ultimi tre minuti, attenzione Lamb, qui perso dalla difesa, ecco quello che si diceva prima, se morde in difesa l'Umana Reyer è un discorso, se lascia spazi ovviamente gli avversari ne approfittano. Sì, qui bravo Stone a pescare il proprio compagno praticamente solo, l'uscita di Freeman è stata tardiva e qui il fallo di Rossato su Granger, ovviamente grande pressione su Granger, sanno che è un giocatore
che ha grandi qualità di passatore, per cui che cercano di chiudere. Infatti diciamo che questa qualità si è vista ancora pochino, a parte quel splendido assist basso, ma grande pressione su di lui. E dopo per sei minuti non ha segnato Scafati, poco meno. Ho fatto un rapidissimo calcolo, ma torniamo in diretta. Il gancio di Mitchell Watt, l'errore, il rimbalzo di Thompson, e dunque Scafati che può provare a dare continuità al canestro precedente, la tripla di Lamb che l'ha sbloccata, si avvicina al ferro, appoggia Pinkins, l'errore, recupera però il rimbalzo, poi ancora una serie di scontri sotto canestro. L'ultimo tocco secondo gli arbitri di Pinkins, la rimessa per Lumana Reyer, anche Andrea De Nicolao, il vice capitano, pronto a fare il suo debutto, e se non vado errato è l'ultimo, ah no, c'è il giovane Ciappelli ancora da entrare, però insomma diciamo che, considerato che non ci sono Parks e Moraschini, diciamo che tutti i componenti a tutti gli effetti del roster della prima squadra sono scesi sul parquet. Ultimi 2 minuti e 20 per Andrea De Nicolao, che costruisce l'attacco, l'accelerazione De Nicolao, la veloce da parte di Thompson, parabola ascendente o discendente lasciamo giudicare a voi, noi dal vivo qualche dubbio l'abbiamo avuto. Rossato viene fermato da Granger, che si lamenta, deve stare attento a non portare a casa il tecnico. Eh sì, lo porta a casa, però motivi di lamentarsi secondo me ne aveva. Eh sì, c'era il dubbio su quella stoppata, e qui vedremo adesso, spero, il replay, perché bisogna capire, appunto, sembrava avesse preso il pallone almeno in diretta. Ma alla panchina viene dato il tecnico. Allora rivediamo qua la situazione, no, gli ha preso anche la mano, questo bisogna dirlo. Sì, a velocità normale avevo avuto molti dubbi anch'io, però forse un po' di mano l'ha presa. Intanto il tiro libero, il primo è di Lamb, e credo che sì, dopo non andrà lui ovviamente in lunetta, perché il fallo l'ha subito Rossato. Il tiro libero di Doron Lamb lo sbaglia, e dunque almeno quello del tecnico non è stato pagato. Adesso i due tiri liberi, il secondo con rimbalzo per Rossato, per Scafati, che in questo secondo tempo ha segnato col contagocce. Ci sono stati i tiri liberi di Henry a interrompere quei sei minuti tra un canestro dal campo e l'altro, però diciamo che sua azione ha fatto decisamente fatica alla formazione scafatese, che adesso con il primo libero a segno di Rossato si riporta a meno 4. Vediamo il secondo libero per il capitano della Givova, 2 su 2 e 37 a 34 con il ritorno in campo del numero 15 Landi al centro dell'area al posto di Pinkins, a fare coppia dunque con Thompson come lungo. Infatti il numero 4 va a marcare, numero 4 ovviamente di ruolo, numero 15 di maglia, va a marcare Willis sul perimetro. Il pallone di Granger va da De Nicolao, poi Willis, la tripla dell'ex di Brindisi e Badalona, ed ecco la tripla di Willis per il 40-34, ferma il mini tentativo di rientro della Givova Scafati, e riporta a due possessi pieni il vantaggio dell'Umana Reyer. Ci riprova da tre punti Scafati, e arriva l'errore di Rossato, rimbalzo di Willis che poi fa anche il portatore di palla, serve a un altro che non è portatore di palla come Brooks, decisamente non è di più, De Nicolao che serve per Watt, marcato da Thompson, lo scarico per Willis, ancora De Nicolao che ci prova da tre punti, la tripla lunga, rimbalzo di Watt. Cosa significa avere tanti chili e tanti centimetri sotto canestro? Brooks riesce ad appoggiare il tabellone, secondo me c'era anche qui un fallo, rimane a terra Brooks, viene rialzato, time out per la Givova Scafati, perché è ritornata a, anzi sì, ha uguagliato il massimo vantaggio a più 8 l'Umana Reyer con il canestro di Brooks, che è rimasto a terra perché un contatto, eravamo molto vicini qui, c'è stato indubbiamente, Andrea. Sì, l'importante è che sia arrivato il canestro comunque. Sì, tra l'altro di nuovo un'altra bella palla offerta da Granger, che in qualche momento riesce a illuminare la partita, ma bella la risposta dell'Umana, perché stava soffrendo, è inutile dirlo, stava soffrendo il ritorno di Scafati, però ha subito risposto con grande qualità. Notavo il tiro di Willis che ha una parabola bassissima e quasi diritto, una frustata, con la frustata del polso, però è un giocatore che ha ottime percentuali da tre, per cui ormai si è costruito questo tiro e funziona perfettamente, per cui va benissimo così.
Sono 11 gli assist dell'Umana Reyer fino a questo punto della partita. Anzi no, sono di più perché il tabellino ne dà ancora 37 punti, anche se... No, 13. 13, sì, perché gli ultimi due canestri sono arrivati su assist, eccoli qua. Will, uno dei tanti assist della partita, assist che come abbiamo detto in precedenza arrivano sia dalle mani dei lunghi che dei piccoli. Ancora una volta a testimoniare la forza organica dell'Umana Reyer, che con questo quintetto, con due playmaker e tre lunghi, decisamente mette in difficoltà gli avversari, che hanno un giocatore atipico come Julian Stone, ma sono decisamente una squadra più costruita su ruoli ben delineati. Adesso si trovano ancora una volta a affrontare la zona dell'Umana Reyer con De Nicolao in punta a marcare Julian Stone. Il pallone per Lamb, che ha di fronte Granger. Adesso mi pare ci siano stati gli accoppiamenti difensivi per l'Umana Reyer, ma siamo negli ultimi 10 secondi dell'azione. Lamb sbaglia da lotta, rimbalzo, premia la Givova, extra possesso Stone per Thompson, che prova ad appoggiarsi sull'avversario e viene fischiato il fallo a Willis. De Raffaele abbassa gli occhi. Secondo me la fallo di Walker, che secondo me però ha appoggiato l'avambraccio, ovvero ovviamente cercava di tenere, ma fisicamente secondo me c'era un'impressione di passi al di là di tutto l'avversario, ma onestamente appunto aveva per me più senso Willis, perché Watt non ho visto fare cose particolari, ma siamo molto fiscali, infatti il pubblico sta rumoreggiando parecchio su certe chiamate da parte della terna arbitrale. E si riprende con allora i due tiri liberi per Thompson, per Scafati, segna il primo, prima aveva fatto 0 su 2 al precedente giro dalla linea della carità. Il centro di Scafati che sale a 7 punti personali e 7 sono anche i punti di ritardo per la Givova, e fa 2 su 2 Thompson, dunque 42-36 quando siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Rientra De Laurentiis per la formazione allenata da Alessandro Rossi. È pronto ad entrare anche Amedeo Tessitori per l'Umana Reyer, ma intanto bisogna costruire l'attacco con De Nicolao, che supera la metà campo, arriva all'aiuto di Willis. Una serie di contatti lontano dal pallone, riceve Willis, riserve per De Nicolao, la tripla di De Nicolao, l'errore, recupera Brooks che poi si tuffa sul parquet, ultimi 4 secondi, scarico sul lato debole, deve prendersi la tripla Granger, lo fa allo scadere dei 24, riesce a toccare il ferro, la lotta a rimbalzo, premia Scafati che avrà l'ultimo tiro con Rossato che guida la transizione, poi Henry preferisce ovviamente ragionare la formazione ospite. Henry ancora con il pallone in mano, circolazione perimetrale, Rossato, Henry, ultimi 4 secondi e c'è il fallo fischiato a Mitchell Watt, il terzo fallo a 2 secondi e 8 dalla fine. Fallo pesante perché ovviamente lontano dal canestro di un giocatore che avevamo detto appunto molto importante qui a... Sì, ha preso la mano. Sì. Rivedendola, sì, il fallo l'ha fatto. In realtà ha fatto lui una sciocchezza perché a questo punto conveniva lasciarlo passare. Anche però, perché mancavano 2 secondi e 8. Esatto, però è chiaro che dirlo qua è facile, dal campo è un'altra cosa. E quindi Amedeo Tessitori adesso dovrà cercare di dare un po' maggiore qualità anche in attacco rispetto a quanto ha fatto nella prima parte di gara. Henry sbaglia il primo tiro libero. Si rimane sul 42-36, 6 di vantaggio per l'Umana Reyer, che lo ricordiamo aveva chiuso sotto di 4 il primo quarto. 1 su 2 di Henry, ci sarà un tiro libero, che è un tiro finale per l'Umana Reyer, che chiama time out. In questo caso non ci sarà la rimessa in metà campo offensiva perché siamo alla fine del primo tempo, dunque dovrà correre però, col campo può in qualche modo impostare un'azione e mettere dentro giocatori veloci anche perché chiaramente in questo frangente credo che i lunghi servano ben a poco, per quanto ci siano lunghi come Willis ad esempio che sono dotati di mano, però è chiaro che magari metterà in campo Spissu, Freeman, Ramos, De Nicolao e Granger, tanto per dire, vediamo se l'ho azzeccata, non credo perché è un po' tirata, però sì. Sono tutti veloci, sono tutti tiratori. Ci starebbe anche, dai. Sì, sì, con 2 secondi difficilmente hai tempo di ragionare. Devi tornare in difesa, insomma. 42-37 intanto il punteggio qui al Palasport Aliercio in questo esordio che vede al momento Willis come top scorer a quota 12. Avevamo sottolineato come ci fosse grande distribuzione per l'Umana Reyer. Vediamo, no, c'è Brooks, c'è Willis, c'è Tessitori. No, quindi detto assolutamente normale.
la scelta che, non so, o fai fare la rimessa a Tessitori, perché voglio dire, anche di esterni che abbiano la mano per tirare ci sono, l'abbiamo detto, e sono Willis e Brooks, però no, la rimessa la fa Brooks. Vedremo che cosa ha disegnato sulla lavagnetta coach Walter De Raffaele. La rimessa per Willis, che ci prova da metà campo. La tripla! La tripla da metà campo di Derek Willis. Abbiamo detto, era il top scorer. Ha aggiunto altri 3 punti, arriva a quota 15, ma questa è una giocata che entrerà negli annali. Anche perché questa è proprio... la formazione ospite che hanno permesso all'Umana di riprendere un buon vantaggio. Novità nel quintetto dell'Umana Reyer con l'asse play pivot formata da Spissu e Tessitori al posto di Granger e di Watt. Abbiamo detto di Watt con 3 falli, tra cui l'ultimo assai ingenuo nell'ultimo attacco di Scafati, e parte dalla panchina dunque il numero 50 Oro Granata, ma come abbiamo già ricordato più volte in corso di telecronaca, le alternative quest'anno anche sotto canestro all'Umana Reyer proprio non mancano, e è stata allestita una squadra estremamente profonda in grado di affrontare al meglio il doppio impegno campionato e Eurocup, che quest'anno è forse diciamo sono entrambi gli obiettivi, ma l'Eurocup con la possibilità di arrivare all'Eurolega con potrebbe diventare addirittura l'obiettivo primario. Arriva adesso una palla persa sull'asse tra Freeman e Tessitori, dunque non comincia nel migliore dei modi il secondo tempo dell'Umana Reyer. L'attacco di Monaldi per la formazione scafatese, il fallo di Tessitori è il secondo personale, si è appoggiato forse con l'avambraccio, però forse anche un po' di mano c'era. Vediamo le play. Però anche il giocatore ospite tratteneva la maglia dei Tessitori, diciamo che si danno belle sportellate, finora hanno sempre punito il difensore. Thompson la rimessa a servire Pinkins, mette palla per terra, Julian Stone riceve Henry, ancora il tentativo di assist, ancora la difesa dell'Umana Reyer che fa buona guardia, rimangono solo 8 secondi per la Givova per prendersi un tiro, si ripartirà dalla rimessa dal fondo affidata alle mani di Monaldi, chiede e riceve palla Thompson, poi consegnato per Monaldi che si prende il tiro dalla linea di fondo campo, spigolo e fortuna perché il rimbalzo va nelle mani di Pinkins che appoggia al tabellone. O meglio appoggia al fondo della retina i primi 2 punti del secondo tempo, 45-39 con l'attacco ora nelle mani di Spissu. Tessitori mette palla per terra, poi riconsegna a Marco Spissu che si alza da 3 punti, scarica per Tessitori e attenzione al fischio arbitrale, c'è il fallo da parte di Julian Stone ed è il terzo fallo di Stone, fischio importante. Sì, qui potevano forse starci in passi. Adesso vediamo, però sì, gli è andato un po' addosso.
Questo è il metro in questo momento, per cui giusto da una parte e sull'altro, esatto. Freeman riceve il pallone, lo mette per terra, scambia ancora con Spissu, il blocco di Tessitori, doppio cambio di direzione di Spissu, ad una mano per Brooks. Intanto la panchina di Rossi sta difendendo con i suoi giocatori in maglia gialla, non si può far nulla però contro questa penetrazione di Brooks. Magari si può evitare il tiro libero supplementare che permetterà a Jeff Brooks di potenzialmente riscrivere il massimo vantaggio dell'Umana Ray. Adesso abbiamo detto sicuramente non arriverà, è arrivato invece il primo fallo di Henry, che è anche il primo di squadra per il secondo di squadra per la Givova dopo il precedente speso da Julian Stone. Tiro libero supplementare per Jeff Brooks, più 8 in ogni caso per l'Umana Ray, ed eccolo qua. Avevo provato a sfatare la tradizione negativa con parlando, invece non è servito, e c'è il fallo di Marco Spissu invece da questo lato, è il secondo personale di Spissu. Piuttosto intervallata la partita in questo avvio di secondo tempo, due falli da una parte, due falli dall'altra, rimessa per la Givova in fase d'attacco con 16 secondi ancora sul cronometro dell'azione, che dunque non è stato riciclato nonostante il fallo. Giustamente Spissu recupera il pallone in pressione su Monaldi, si avvicina, spalla canestro all'area, poi riapre tenendo aperto il palleggio con la mano destra che non è la sua. Tessitori appostato, trova il fondo della retina Amedeo Tessitori per il più 10. Adesso sì è massimo margine e prima volta che una squadra tocca la doppia cifra nell'incontro con l'Umana Reyer, che dunque 49-39 dopo meno di due minuti. Stone attacca su Willis, l'errore, il rimbalzo ancora di Spissu che poi mette il pallone per terra, accelera Marco Spissu, viene fermato fallosamente da Stone. Vediamo a chi viene dato il fallo, no, viene dato a Monaldi. Stone si avvicina, la scampata verso la panchina. Eh sì, perché sarebbe stato, vediamo, vediamo il replay, esatto, vediamo il replay. Sì, dai, c'è la fallo di tutte e due, esatto, Monaldi è arrivato per primo. E dunque terzo di squadra per la Givova, 10 di vantaggio, palla in mano per Umana Reyer. Alleric Freeman prova ad attaccare su Stone, parabola altissima e morbidissima con palla che va dentro, il canestro è di Freeman. Sono andati via senza aiuti, esatto. 51-39 più 12 per l'Umana Reyer, che prova a far valere decisamente la maggiore esperienza e probabilmente la maggiore qualità nei confronti della Givova, che comunque non mollerà. Ci sono ancora 17 minuti e mezzo, che nel basket sono un'eternità. A testimoniare che non molla c'è la schiacciata da parte di Henry per il 51-41. Deve rimanere sempre con la testa in partita l'Umana Reyer. Adesso un altro contatto falloso da parte di sì. Sì, aveva visto Freeman il mismatch e ha servito per i Tessitori profondo, e è arrivato un buon fallo anche perché siamo al bonus dopo due minuti e mezzo di gioco nel corso del secondo tempo. Non che l'Umana Reyer sia lontana, ne ha spesi due però quattro già per la Givova, che oltretutto è sotto di 10 e con l'errore di Tessitore rimane sotto di 10, mentre Julian Stone può mettere a terra il pallone, costruire l'attacco della Givova. Il pallone di Scafati viene fatto girare sul perimetro con Henry Thompson, si fa vedere ma non riceve Stone, si va dall'altro lato ancora da Pinkins. Henry, 4 secondi e mezzo, la tripla di Henry, l'errore, taglia fuori di Brooks su Pinkins, arriva Monaldi, recupera il rimbalzo, extra possesso ma stoppata da parte di Willis, transizione di Spissu che protegge il pallone, gioca ancora con Willis, il top scorer della partita, preferisce servire Tessitori, si va da Marco Spissu. 14 secondi per l'azione d'attacco, chiama lo schema a testa il numero 0 dell'Umana Reyer, ancora Spissu, questa volta la sua mano sinistra per l'assist per Tessitori. I due si conoscono, mi sembra, hanno giocato in nazionale assieme, ancora una volta l'assist di Spissu per Tessitori. Sì, magari Tessitori ha giocato un po' meno perché vabbè, ma in allenamento sono, però sicuramente hanno avuto modo di imparare a conoscersi, sapendo poi che sarebbero venuti tutti e due a vestire la maglia oro granata, uno in ritorno. Intanto l'attacco di Pinkins sulla gran difesa di Willis che lo costringe all'errore, diceva uno tornato in Italia dopo l'esperienza all'estero, in particolare allo Zenit in Russia, eccolo qui, si tratta di Marco Spissu, l'altro che ha vinto invece il titolo con Bologna e dopo la finale dell'anno scorso ha deciso di farsi vedere da un'altra parte. Qui si fa vedere con l'assist che al momento non va a referto,
ma perché c'è stato il fallo che ha impedito a Willis di segnare il canestro, e c'è il secondo fallo di Henry, e dopo il time out di Scafati ci saranno i due tiri liberi per sia trovare i punti per Willis, che è stato anche sfortunato nell'appoggio al tabellone, sia per dare l'assist come meta a Tessitori, perché se non si va a segno ovviamente l'assist comunque non entra nelle statistiche. Anche nel primo tempo di essere un ottimo passatore, lo dicevamo anche in precedenza, a sostituire Watt appunto può dare minuti importanti. In questa occasione poi con Mitchell, Watt che ha tre falli sicuramente diventa fondamentale il suo apporto. Mentre di Willis direi che manca solo che pulisca anche il parquet e poi ha fatto tutto, perché segna, stoppa, tira da fuori, tira da sotto, davvero un giocatore, un acquisto che dà tantissimo all'Umana e che può dare tantissimo nel corso della stagione. Diciamo che ha preso il posto di un Austin Day che ha fatto tantissimo per Umana Reyer, ma condizionato anche dagli infortuni nell'ultimo anno non è riuscito a esprimersi su quei livelli a cui si era abituati. È un giocatore diverso ovviamente da Day, ma vedendo i centimetri, vedendo la doppia dimensione, sicuramente può dare lo stesso contributo, ed è quello che ovviamente ci auguriamo tutti per l'Umana Reyer, che adesso potrà sfruttare i due tiri liberi del numero 35. Mi sembra che il quintetto sia confermato, sì, per l'Umana Reyer. Adesso sto controllando anche Scafati e mi pare che anche dall'altra parte sia stato solo un time out per provare ad interrompere l'inerzia dell'Umana Reyer e non tanto per apportare delle variazioni tattiche. Eccolo il tiro libero, eccolo l'assist allora diciamo per Tessitori, e il sedicesimo punto di Derek Willis per il nuovo massimo vantaggio dell'Umana Reyer. Secondo libero, Willis fa 2 su 2 e dunque 5-5-4-1 per gli Oro Granata, che pressano a tutto campo. Caspita, cosa sta facendo l'Umana Reyer anche in difesa. Adesso bravo Stone a superare Brooks, attaccare il ferro, a travolgere Tessitori. Attenzione, si sono allacciati i due. Un po' nervoso adesso Stone nel rialzarsi. Diciamo che il contatto c'è stato. Doppio zero contro doppio zero. Stone è piuttosto nervoso, rivediamo. No, finito adesso il replay, sto guardando in campo, quindi ho perso il replay sul monitor, ma in ogni caso il terzo fallo di Tessitori mi pare che ci stia tutto. Poi ripeto, si sono un po' allacciati, ma non credo volontariamente. Adesso sto parlando l'arbitro per cercare di calmare gli animi, perché poi appunto sì, non c'era cattiveria sicuramente da parte di Tessitori. Due tiri liberi per Julian Stone, che torna a sorridere. Ecco, è questo lo Stone che conosciamo, è questo lo Stone che ci piace. Un ragazzo straordinario, oltre che un ottimo giocatore. Segna il primo tiro libero, eccola la doppia cifra. Anche per Julian Stone era partito alla stragrande anche in attacco, poi un pochino calato, ma diciamo che comunque il suo voto ottimale se lo porta a casa da questa prima d'avversario al Taliercio. 2 su 2 in questo viaggio dalla lunetta, 55 a 43. Marco Spissu in cabina di regia, serve per Alleric Freeman, marcato proprio da Julian Stone. Non c'è l'aiuto di Willis, o meglio arriva soltanto adesso col blocco, dunque si è costretti a cambiare lato. Spissu è libero, Brooks che batte l'avversario sul primo passo, poi scarica la tripla frontale, Spissu è leggermente storta, il rimbalzo è per Henry. Pronto ad entrare Granger, che era un bel po' che era in panchina, ma l'Umana Reyer ha la possibilità di farlo rifiatare. Qui c'è un altro contatto, vediamo il fallo se è di Freeman, credo. Fallo del bonus sicuramente per l'Umana Reyer, è il secondo fallo di Alleric Freeman, confermato, due tiri liberi in arrivo, esce Freeman ed entra Granger, dunque rimane in campo Spissu anche per secondo me fargli prendere confidenza con i compagni. Sì, appunto, dicevamo è l'ultimo arrivato in sostanza, per cui mentre esce Tessitori per cima, l'ultimo arrivato, per cui è in un ruolo, lo sappiamo, fondamentale, per cui lui ha veramente bisogno di giocare con i compagni. Tutti liberi, Thompson va a segno il primo, il fallo di Freeman, l'abbiamo detto in precedenza, ha portato al bonus anche l'Umana Reyer, ma è arrivato comunque su azione di tiro e fa 2 su 2 Thompson dopo lo 0 su 2 iniziale, 4 su 4 dalla lunetta per lui e meno 10 con un mini break di 4 a 0 per la Givova Scafati. L'attacco di Marco Spissu, lo scambio con Willis, ancora Spissu un po' incartato, adesso l'attacco dell'Umana Reyer, esce Willis, ancora lo scambio con il playmaker ex di Sassari che perde la maniglia, qui forse c'è un'accompagnata, togliamo pure il forse, Willis però non si fa intimorire dal mancato fischio, mette ancora la tripla
Sono 20? Vediamo. Sì, sono 20. 58-45 per l'Umana Reyer. Ventello per presentarsi al Tagliacci. Tanto segna Pinkins, l'appoggio al tabellone. Pinkins. Ripeto, si è presentato nell'amichevole con il l'Efes, importantissima. Comunque sempre un'amichevole questa prima di campionato per Willis, con 20 punti già a referto dopo 25 minuti e mezzo di gioco con l'Umana Reyer, che è in vantaggio sempre in doppia cifra. Willis cambia con Granger, pronto a entrare Michael Bramos, tentativo di assist per Sima, letto ottimamente dalla difesa, poi lo scarico di Thompson, prende in conto il tempo Pinkins, palla persa per Scafati, cambio in vista per l'Umana Reyer con Bramos che prende il posto di Brooks. Dall'altra parte fuori Thompson e Monaldi, dentro De Laurentiis e Lamb. Anche coach Rossi ovviamente fa ruotare i propri giocatori, anche perché ripetiamo, avendone 10 ovviamente appunto, ha più necessità di far ricattare e preservare energie, ma non preserva energie a Julian Stone, che vuole restare sul parquet nonostante i tre falli. È chiaro che è la sua partita questa, indipendentemente da come andrà a finire, la porterà a casa come uno dei più bei ricordi. L'abbiamo visto con gli occhi veramente lucidi quando gli è stata consegnata la maglia commemorativa prima dell'inizio della partita. Granger ci prova da tre punti, l'errore, il rimbalzo è per Scafati con la transizione guidata proprio da Stone, la tripla piedi per terra per Lamb, la sbaglia, poi c'è il tocco a rimbalzo da parte di Henry che ricicla dunque un extra possesso per Scafati, la tripla di Stone, l'errore, Willis e Sima quasi a contrastarsi, poi Willis mette il pallone per terra per Marco Spissu, continua a correre il cronometro, continua a mantenere 11 punti di vantaggio l'Umana Reyer, mani addosso su Spissu, Bramos dalla sua mattonella non si prende la tripla, Willis scarica per Granger, ancora palla per Derek Willis, 5 secondi, dovrà prendersi il tiro anche se non in condizioni ottimali, lo fa e porta a casa il fallo, e più di così oggettivamente non si poteva chiedere. Sì, ha una qualità pazzesca. Vediamo, stavo guardando, valutazione 27 di Derek Willis, infatti lo stanno cercando i compagni perché ogni pallone che tocca in qualche modo viene fatto fruttare. E altri due tiri liberi per schiodare quella quota 20, diciamo, tanto per usare una battuta della grandissima partita di Willis, che però sbaglia questa volta il primo tiro libero. Si resta ancora su quel 58-47 che dura da quasi un minuto e mezzo sul tabellone del Taliercio, secondo libero di Willis, e 1 su 2, dunque 59-47 più 12 Umana Reyer, mentre ci avviamo alla parte finale del terzo periodo. Il possesso di Julian Stone, De Laurentiis marcato da Sima, l'assist, si contrastano Lamb e Stone, l'ultimo tocco è da parte di un giocatore in maglia gialla, si lamenta. Secondo me invece ha ragione Lamb, l'ha, sì, fatto carambolare, mezzo, dai. L'ha fatto carambolare sui piedi di un giocatore, sulle gambe del giocatore orogonato. Mi gioco il jolly del monitor per cui non l'ho visto dal vivo. Il possesso dunque consegnato all'Umana Reyer, questo è il dato di fatto. Bramos si arresta, scarica per Willis, poi ancora Spissu coinvolto nell'azione, 8 secondi, 7 secondi, sempre Willis, terminale d'attacco preferenziale, va da Bramos, poi Spissu, ultimo secondo, il tiro di Marco Spissu, prende il ferro e Jan Kubasima con rimbalzo offensivo, extra possesso, Granger, palla per Spissu che penetra, il cambio di mano con la sua mano sinistra arriva all'errore, il rimbalzo è di Scafati, Julian Stone a guidare la transizione della Givova sotto di 12, Rossato va via a Granger, sospensione e fallo che lo manderà in lunetta, il fallo è di Jason Granger ed è il secondo personale, 2:38 da giocare, rientra in campo Marco Chillo. Sì, un po' di qui fallo c'era, un po' di fatica a trovare fluidità nel gioco d'attacco, perché siamo arrivati molto in fondo all'azione, spesso non con un tiro facile, quindi sicuramente manca, c'è ancora un quarto e passa, quindi bisogna stare molto attenti. Rossato segna il primo tiro libero, i cambi hanno visto l'ingresso in campo di Chillo e di Nicolau da una parte, i Kanji dall'altra, per Umana Reyer sono usciti Willis e Spissu, segna il primo tiro libero Rossato, dunque meno 11 che rimane tale sul secondo errore dalla lunetta, ma nella lotta tra capitani rischia di portare via il pallone a Michael Bramos, che però in qualche modo riesce a mantenere il possesso per gli Oro Granata, 2 minuti e mezzo l'attacco di Andrea De Nicolau con Tatti lontano dalla palla,
fallo, credo, di Doron Lamb ai danni di Michael Ramos, se così ho visto, perché sì, è il primo fallo di Lamb confermato, 2-3 liberi in arrivo, mentre De Nicolao va a parlare in panchina. Rientra Landi intanto al posto di Stone per Scafati, 2-3 liberi per Ramos e opportunità per Lumana Reyer, che comunque ha sempre la doppia cifra di vantaggio, di ritornare a mettere punti tra sé e gli avversari. Segna Michael Ramos il primo, sono già 8 ridendo e scherzando di Ramos, come sono già 10 di Freeman, due giocatori, due killer silenziosi, del resto sono tiratori e il tiratore ha questo che se ha la palla buona di certo la converte, così come fa Michael Ramos con i due tiri liberi del 61-48, 9 per Ramos che è il terzo miglior realizzatore dell'Umana Reyer, in vantaggio di 13-2-17 al termine del terzo quarto, e c'è il fallo in attacco di Lamb. Ramos bravissimo anche qui, un altro di quelli che vorresti sempre in campo perché sa guardate, fare guardate tutto. Che cosa che ha fatto in difesa, uno Lamb. Si è vista solo la parte finale, ma ha messo una pressione tale addosso all'avversario che si è trovato quasi costretto a Lamb, che adesso sorride, a spingerlo via, ovviamente spendendo il fallo e portando la palla persa per Scafati. Nuova opportunità offensiva per l'Umana Reyer con Andrea De Nicolao, vede un varco, alza per Sima e segna Sima! Altri due che calcano poco il parquet perché non stanno giocando tanti minuti, ma che mostrano una grandissima intesa, significa che stanno lavorando alla grande, massimo vantaggio per l'Umana Reyer. Eh sì, con un giocatore poi come Sima, questo tipo di situazioni qui, grande pressione su Lamb. Pressione anche per l'Umana Reyer e c'è il contatto, il fallo di Sima su De Laurentiis, è successo un po' di tutto, si accusa subito Jankuba Sima del suo terzo fallo personale, bonus speso abbondantemente. No, il fallo di Killo, vediamo il replay, c'è Sima che si è subito accusato. Forse prima cioè, la spinta da dietro nel momento del rimbalzo, perché dopo non ha fatto nulla. Sì. Vabbè, Sima se n'era infatti subito accusato del fallo, meglio così perché comunque sono due falli per Killo, due falli per Sima, sarebbe stati tre falli per Sima, ma una decisione che lascia un po' basiti. Il tiro libero di De Laurentiis, sia il primo che il secondo vanno a segno, 6-3, 5-0 più 13, Umana Reyer, la rimessa di Killo per De Nicolao che porta avanti il pallone oltre la metà campo, marcato da Ikanji, il consegnato per Granger che prova ad andare via allo stesso Ikanji, lo scarico dentro per Jankuba Sima, prima l'assist di De Nicolao, poi l'assist di Granger, cambia poco perché il risultato finale è ancora un canestro ed è di nuovo il più 15 per Umana Reyer, 65-50, 1-18 da giocare. L'attacco della Givova con Rossato, mette palla per terra Ikanji che riceve ancora il pallone di ritorno marcato da Killo, tripla frontale di Ikanji, l'errore, rimbalzo di Sima e Granger a guidare la transizione mentre stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco nel corso del terzo quarto, vantaggio di sicurezza per l'Umana Reyer che però giustamente sfrutta ancora tutti i minuti per maturare ancora il tentativo di De Nicolao verso Sima e c'è l'errore, il tapin di Killo che sbaglia, ma poi Sima mette a segno altri due punti. Dicevo, bisogna maturare intesa, che è quello che ovviamente all'inizio stagione manca, ma se questi sono giocatori che sono da un mese, poco più, diciamo un mese e mezzo che lavorano insieme, non so io quando avranno il feeling completo, Andrea. Eh sì, questa è la nostra speranza sulle potenzialità di questa squadra. Sì, ma rispetto anche a Mitchell Watt, a cui piace prendere palle in avvicinamento, dà un'altra dimensione sotto le planche, perché lui appunto ha i mezzi per ha preso una gomitata. Sì, gli è dato il fallo a Landi, ma essere onesti, che colpa aveva? È andato Andrea De Nicolao, si è fatto male De Nicolao chiaramente, perché è andato contro il gomito dell'avversario, ma non è che l'avversario abbia mosso il gomito. Decisione, diciamo che anche gli arbitri sono alla prima di campionato, dai, giustifichiamoli, così devono scaldarsi anche loro. De Nicolao tiene il possesso, anche se c'è una discrepanza di 5 secondi poco meno tra il cronometro dell'azione e quello della partita, deve però adesso prendersi il tiro. Andrea De Nicolao lo fa colpendo il ferro, rimbalzo e di Scafati, vediamo se Rossato da metà campo ripeterà quanto fatto da Willis, è un'altra cosa. E dunque il punteggio dopo i primi tre quarti vede il massimo vantaggio dell'Umana Reyer, 6-7 a 5-0 sulla Givova Scafati. Allora un altro quarto vinto dall'Umana Reyer, 22
a 13, se non vado errato il punteggio, vado un calcio molto rapido, sì, 22-13. Sì, diciamo che un po' alla lunga le differenze di qualità tra una neopromossa con 10 elementi e una squadra davvero profonda e costruita per fare bene sia in campionato che in Eurocup come la Reyer stanno venendo fuori. Abbiamo visto ancora tanti meccanismi. Stranieri, esperti del campionato italiano sul mercato estivo, diciamo che si è trovata ad affrontare una che se non è una delle due corazzate sulla carta accreditate ancora anche quest'anno nella finale, ovvero Milano e Bologna, però diciamo che potrebbe essere veramente il granello in grado di bloccare il perfetto meccanismo dei due top team del campionato italiano. Sì, le potenzialità sembrano esserci davvero tutte. De Nicolao che abbiamo visto entrare solo a e Mitchell Watt che spende subito il quarto fallo. No, questa è la pessima notizia. No, dicevo appunto anche De Nicolao tenuto a lunghissimo in panchina, però sappiamo cosa può dare. Secondo me in qualche modo è riuscito a dare un po' più ordine. Ovviamente lui conosce molto meglio alcuni dei suoi compagni. Mitchell Watt deve sicuramente ripensare la sua dimensione, perché non sarà più l'unico o quasi terminale offensivo in certe partite, ma qui ci sono veramente tantissime soluzioni ed è anche su questo secondo me che dovrà lavorare e Walter De Raffaele lo sa fare assolutamente. Intanto tocca Andrea De Nicolao il rimbalzo e la rimessa è per Scafati, è stato bravo questa volta a salvarci dal pallone sul monitor. Dicevo, Mitchell Watt le sue qualità non si discutono, anzi è un altro di quei grandissimi che resteranno nella storia della Reyer. È chiaro che quest'anno avrà più possibilità di rifiatare e questo sarà positivo, ma dovrà anche riuscire a capitalizzare al meglio una dimensione diversa. Grandissimo Yankuma Sina qui in difesa su Thompson, che riesce a usare il fisico alla meglio e recupera il pallone. Dunque non arriva nemmeno un tiro nel primo attacco della Givova. Vedremo se riuscirà Watt, che invece va per le terre e c'è il fallo di Landi che secondo me gli ha tolto la sedia, infatti scuote la testa. Infatti tutti a guardare se arrivava il quinto fallo di Watt. Abbiamo fatto un bel po' di sportellate. Qui. No, qui non c'è fallo di Landi assolutamente, no. Secondo me non è fallo di nessuno dei due. È il classico togliere la sedia, sarebbe stata infrazione di passi di Watt e vanno a rivedere gli arbitri. Il terzo fallo del numero 15. Terzo Landi, fallo di Landi. E gli arbitri guardano la lista replay. Addirittura antisportivo, guarda. Cioè, a meno che non si sia non sia successo, ripeto, esatto, siamo a 25 metri, che
insomma si è attaccato alla maglia, qualcosa del genere, onestamente. No, a vederlo da qui sembrava, ripeto, il classico togliere la sedia, come si dice in gergo, cioè il difensore che fa mancare l'appoggio all'attaccante, che inizialmente prova a farsi largo arretrando con il fondoschiena. Vediamo, all'avversario. Fallo semplice, cioè. E secondo me sta anche ripensando dicendo ma non era neanche fallo, a essere sinceri. E comunque è stato fischiato, primo fallo della Givova nel quarto, terzo per Landi contro i 4 di Watt, che avrebbe finito la partita in caso di fallo offensivo, ma non era fallo offensivo chiaramente, al massimo sarebbe stata infrazione in passi da parte di Mitchell Watt, ma è una pagina passata. Torniamo in diretta con quel che succede sul campo. De Nicolao, scarico per Sima che non si prende il tiro, preferisce riaprire per Granger, piedi per terra alla tripla, e Sima credo che alla fine ha ottimizzato perché arriva al più 20, però probabilmente in quelle occasioni dovrà in futuro prendersi il tiro. Sì, è arrivato così sotto, sì. I Kanji da tre punti, torna a segnare dall'arco la Givova Scafati, e dunque il più 20 dell'Umana Reyer dura qualche istante solo, 70-53 con l'attacco gestito da De Nicolao, riceve Watt e prova a mettere palla per terra addirittura Mitchell Watt, il tiro morbido con la mano sinistra, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Rossato, non c'è con la testa in questo momento Mitchell Watt nella partita, segna Rossato e c'è anche un fischio, vediamo con il time out credo da parte di coach Walter De Raffaele, 8:27 da giocare, è chiaro che non è, a meno di miracoli, in discussione l'esito vittoria sconfitta della partita, ma chiaro che Walter De Raffaele vuole vedere una propensione diversa. Si controlla se c'è la tripla, non so se quella di Granger o quella di Kanji, penso più quella di Kanji, perché Granger era a piedi per terra, quindi credo, secondo me, ha controllato anche lui dove era la punta delle sue scarpe. Sì, ma come dicevi tu, appunto, vuole pararci sopra De Raffaele, perché siamo anche ad inizio stagione, per cui è importante che se ci sono situazioni, adesso lo rivediamo. Vediamo. No, questo, beh, questo è chiaramente l'ultimo canestro di Rossato ed è da due. Il tiro. Time out. No, sì, perché ovviamente certe situazioni vanno viste proprio adesso, anche perché la situazione, come dire, lo permette, appunto, la situazione di punteggio, ed è giusto limare alcune cose. Come hai detto quindi tu. Quindi da due punti quello di Kanji. E quindi 70-54, scusa se ti ho interrotto, finisci, no, Andrea. No, sì, come dicevi tu un po', Watt, spesso lui soffre certe situazioni in cui c'è troppa fisicità, o quando, appunto, come in questo caso, accumula troppi falli, poi da un punto di vista mentale ha momenti di fragilità, mentre qui rivediamo alcune azioni di Freeman. E quindi infatti, appunto, è importante che quest'anno ci siano tante soluzioni, perché appunto in situazioni come questa non patiamo sotto le planche. E non è un caso, da fine psicologo oltre che dal grande allenatore, che coach Walter Raffaele lo lascia in campo, vuole assolutamente che ritrovi confidenza, nonostante, ripeto, un ruolo, l'abbiamo detto poco fa, che sarà diverso per lui, ma è un ruolo importantissimo, come tutti devono avere un ruolo importantissimo se l'Umana Reyer vorrà onorare fino in fondo il doppio impegno, portando a casa magari qualche altro alloro, e guardare, alzare gli occhi e vedere tanti tricolori, tante coppe sullo stendardo dei 150 anni aggiornato, c'è scritto un to be continued. E pronto a entrare intanto Alaric Freeman per l'Umana Reyer, è ovvio che è quello che l'Umana Reyer vuole, ha vinto al maschile, ha vinto al femminile, ma è l'anno, è un anno importante, diciamo così, dai. Sì. No, poi si è detto molto in fase di presentazione all'inizio della stagione che la squadra voleva ritrovare entusiasmo. Sì, quel 3-0 contro Tortona non è stato ottimamente digerito. No, e però appunto già nella fase di precampionato le vittorie, ma soprattutto spazi di ottimo gioco hanno acceso, e lo conferma la presenza dal Giercio, hanno acceso appunto di nuovo la voglia di vedere la squadra lottare, tante cose buone, quindi importante appunto rivedere una Reyer combattiva e molto presente e con
appunto la possibilità di andare molto avanti. Tabellone in tilt, 123 pari, mi sembra improbabile, al di là del fatto che sia 70-54 il punteggio, ma 246 punti in 32 diciamo minuti, NBA, diciamo NBA. Ma neanche in NBA credo, forse a nelle partitone qualche NBA. Sport diverso, adesso non mi viene in mente quale potrebbe essere lo magari sport. Sono le partite di Stone in sì Europa, esatto, sì sì, come la maglietta celebrativa, no, sono di più, ma sì, sono di più, vabbè, diciamo che adesso va sistemato anche questo, anche il tabellone che è stato rinnovato da parte dell'Umana Layer, è stata fatta veramente un grosso investimento, non solo a livello di tecnico nostre. Sportivo, time out obbligato chiaramente, adesso timeout, diciamo, vediamo adesso tecnico. L'inquadratura, eccolo qui, 123-8-14, dicevo, un grosso sforzo da parte della società non solo sul fronte dell'allestimento delle due prime squadre, ricordiamo che l'Umana Layer femminile ha esordito nel opening day del campionato femminile battendo Faenza, chiaramente il campionato femminile è diverso da quello maschile, c'è maggior disparità pur essendo ai vertici e le squadre che si giocano il titolo bene o male sono quelle tre, forse con un qualche possibile inserimento di una quarta, esatto, di un outsider, però è chiaro che l'anno scorso la finale dopo lo scudetto dell'Umana Layer è stata tra Schio e Virtus Bologna, l'Umana Layer vuole almeno tornare in finale al femminile e vuole fare il possibile per, ripeto, inserirsi in quella che molti hanno definito ormai un duopolio del campionato italiano, ricordiamo che comunque maschile ovviamente, ricordiamo comunque che Bologna e Virtus, scusate, Virtus Bologna e Olimpia Milano avranno entrambi l'impegno dell'Eurolega e questo è sicuramente uno sforzo a cui ambisce di poter arrivare nelle prossime stagioni in Umana Layer, ma che chiede sicuramente energia, hanno fatto dei roster che oggettivamente sulla carta sono irraggiungibili anche per una pur fortissima Umana Layer, però ci sono comunque 30 partite in più all'anno minimo. Sì, diciamo che l'ha dimostrato negli ultimi anni, quando c'è l'opportunità questa è una squadra che può comunque ambire ad arrivare avanti, è la squadra che negli ultimi anni è riuscita a vincere due campionati, un Euro Cup, una finale l'anno prima in Basketball Champions League, insomma, poi è una FIBA Europe Cup e poi abbiamo vinto la Coppa Italia, sì, e ha vinto la Coppa Italia, quindi diciamo che insomma arrivare a giocarsi gli appuntamenti importanti la squadra sicuramente ha le possibilità di farlo e ha la possibilità di farlo anche quest'anno. Siamo andati a Boccino, 70-54 è tornato anche sul tabellone del Taliergio, un po' di ironia per questi momenti che sicuramente non aiutano i giocatori, è entrato in campo Willis per l'Umana Reyer, che ha adesso un quintetto tutto straniero, prima c'erano tre italiani contemporaneamente in campo, adesso Granger, Freeman, Bramos, Willis e Watt, è quasi un quintetto normale lo definirei ed è particolare questo, Watt torna a giocare da 5 proprio per dargli fiducia, giusto, direi, secondo sì, me probabilmente sì, poi insomma anche l'esperimento va diciamo usato con contagocce, ma bisogna, ripeto, sfruttare ogni occasione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico. Intanto Rossato, grande accelerazione, non si è raffreddato decisamente in questo time out forzato il capitano di Scafati, 70-56, prova a limare parziellino aperto di 6-0 per la squadra di Rossi. Willis consegna per Granger, adesso sono cancellati i punti e i falli dei singoli giocatori, ma almeno il punteggio della partita è quello giusto e c'è il fallo di Thompson, fallo numero, non lo so, adesso ascoltiamo lo speaker perché c'è il primo fallo del numero 3 Thompson. Primo fallo di Thompson, siamo sicuri? Beh, loro sì, avranno, spero. Sì, no, ma vado a vedere, vediamo. Andiamo sul sito. Falli della Thompson, sì, il primo fallo, ne ha subiti 5 in compenso. E adesso c'è il fallo in attacco di Freeman. E viene fischiato il terzo fallo, sì, a Dannerick Freeman. Palla persa per l'Umana Reyer, si è raffreddata decisamente l'Umana Reyer, che già si stava raffreddando di suo, possiamo dire. Nel senso che aveva un po' calato intensità e coach Walter Raffaele ci ha voluto anche parlare sopra con un time out. Poi adesso questo time out forzato per i problemi al tabellone ha raffreddato anche il pubblico, direi. Sì, diciamo un po', sì, esatto. Siamo un ancora po' in una fase di limbo della partita. Ripeto,
14 punti, 7-25 da giocare, considerando le forze in campo, servirebbe un miracolo a Scafati. Ha ragione comunque a crederci la formazione campana, che riprende con la rimessa di Stone per Thompson, poi capitan Rossato che cambia due volte direzione, penetra, finge lo scarico, si prende il tiro all'errore, rimbalzo di Granger che guida la transizione. Umana Reyer marcato da Ikanji, ancora Granger, il blocco di Willis, ancora il palleggio aperto da parte dell'italo-uruguaiano, palla che circola sul perimetro, Ramos, va Willis, fallo in attacco, eh sì, Rossato l'ha fatto vedere perfettamente, il contatto c'è stato, una minima sbracciata di Willis ed è il secondo fallo di Willis, è il secondo fallo in attacco consecutivo dell'Umana Reyer, è il terzo di squadra. E vediamo ancora. Sì, passetto laterale, c'è assolutamente il fallo di Willis. No, no. I tifosi si lamentano, no, il contatto c'è stato. Sì, l'abbiamo rivisto al rallenti, è giusta la decisione degli arbitri. È il terzo fallo di squadra per l'Umana Reyer, secondo, cioè due ne ha spesi la Givova, 7 minuti che sono lunghi per arrivare alla fine, perché ripeto, in questo momento si avrebbe voglia probabilmente di andare negli spogliatoi da parte dell'Umana Reyer, perché ripeto, il più è fatto, la pausa forzata, poi questi piccoli errori, c'è Bramos che sta facendo esercizi di riscaldamento addirittura, finché difende Stone, appoggia tabellone, l'errore è Rossato, ancora lui a rimbalzo offensivo Rossato. E aggiunge ancora punti al suo score parziale di 8-0, aperto e pronto a rientrare Marco Spissu per l'Umana Reyer. Vediamo se riuscirà a tornare a segnare, l'ultimo canestro è stato quello di Granger del più 20, poi l'Umana Reyer non ha più segnato, Freeman sbaglia anche lui, il tocco a rimbalzo di Watt, il rimbalzo del numero 12 Pinkins, poi il lancio con il tentativo di recupero di Granger, parziale di 10-0 e si scuote adesso il pubblico perché è tornata a meno 10 la Givova e viene richiamato sul cubo anche Tessitori, asse play pivot nuovamente da cambiare per l'Umana Reyer, il fallo di Julian Stone e dovrebbe essere il quarto se ben ricordo, eh sì. Il numero doppio zero Stone e terzo fallo di squadra per Scafati, su e Tessitori, vediamo di prendere il posto Rossi che parla 8, per cui probabilmente terrà comunque Stone anche con 4 falli, non mi sembra abbia intenzione di mandarlo in panchina, mentre appunto come vi ho annunciato arrivano Tessitori e Spissu. Tessitori e Spissu per Watt e Freeman con l'attacco gestito da Tessitori, consegnato per Granger che adesso è abbinata in cabina di regia con Spissu, ma è lui che si prende il tiro, lo sbaglia a rimbalzo Pinkins, attenzione a non alzare le mani troppo presto dal manubrio, usando una metafora ciclistica, Julian Stone litiga un po' col pallone, riesce comunque a mantenerlo, attenzione al duello tra Pinkins e Spissu, l'errore al tiro di Scafati e credo che proprio il fallo sia di Marco Spissu. Nella lotta a rimbalzo sì, si è allacciato onestamente a rimbalzo. Poche opportunità a livello fisico di contrastare l'avversario, per cui bonus speso dall'Umana Reyer che non segna da 4 minuti o poco meno, diciamo 3 minuti e mezzo, dai, tanto facendo una sommatoria così a mente, l'attacco di Kanji che finge la tripla, fa saltare Willis, arriva Bramos in difesa, arriva l'errore ma c'è rimbalzo offensivo di Scafati e c'è anche il fallo della difesa oro granata, non è più in campo l'Umana Reyer, attenzione, attenzione, è il terzo fallo per Derek Udrich, il terzo fallo di Willis che manda in lunetta Thompson, la tripla di Granger oltretutto, oltre 70 al canestro del più 20, rimane l'unico canestro dell'Umana Reyer nel secondo tempo e siamo quasi alla metà del quarto. Thompson dalla lunetta segna 11-0 il parziale di Scafati che torna sotto la doppia cifra di ritardo, 7-0 6-1, non vorremmo aver parlato troppo presto Andrea, sì. L'abbiamo detto, servirebbe un miracolo, l'alternativa che noi non volevamo nemmeno ipotizzare è che l'Umana Reyer smettesse di giocare, lo ha fatto, miracolo. Esatto, 0-12 parziale aperto, meno 8 e adesso si scuote anche il pubblico come serve in frangenti come questo. Granger contro Rossato, c'è il fallo del capitano di Scafati che arriva al bonus, è il secondo personale per Rossato, adesso no, i Kanji il fallo, quindi non Granger e Rossato che stavano facendo sportellate ma i Kanji, in ogni caso è bonus e dunque per 5 minuti e 24 ad ogni fischio arbitrale si andrà in lunetta con i tiri liberi. Ancora Granger e Rossato,
con Granger che si lamenta, richiama l'arbitro che fa rispettare giustamente la distanza regolamentare sulla rimessa. Ancora un confronto tra Rossato e l'arbitro, che consegna il pallone a Granger. Adesso la pressione di Rossato, riesce a rimettere il pallone in campo entro 5 secondi nelle mani di Willis. Lumana Reyer poi è spissu in punta al blocco di Tessitori, che rolla e schiaccia un canestro liberatorio. 12-0 si ferma il break e torna alla doppia cifra di vantaggio, ma importante psicologicamente. Il canestro alla Watt, in questo caso gli Amedeo Tessitori, è appunto canestro importante qui, fallo in attacco. Portato a casa da Granger. È il secondo fallo di Thompson e timeout per Scafati, perché ha compiuto, vediamo ancora, sì, bravissimo Granger, e la sgomitata di Thompson ci sta assolutamente. E dicevamo, quando fai una rimonta e subisci questa giocata, bravissimi comunque ancora una volta Spissu e Tessitori a combinare tra di loro, rischi poi di avere il contraccolpo e in un amen ritrovarti fuori partita di nuovo. È riuscita a tornare a meno 8 la Givova, gli va fatto assolutamente ogni elogio, però diciamo che, come giusto che sia, Coach Rossi vuole parlare ai suoi per dire: continuiamo a giocare come abbiamo fatto. Chiaro, non avremo un Lumana Reyer davanti come abbiamo visto nella prima metà dell'ultimo quarto, così remissiva, però noi stiamo giocando una buona pallacanestro e possiamo continuare a farlo. Adesso io non so che cosa ha detto, diciamo attribuite, ma è plausibile che sia questo il tipo di intervento, per dire: coraggio ragazzi, state giocando al vostro esordio nel campionato di Serie A. Scafati c'era stata tanti anni fa nella massima serie, ritorna adesso al termine di un playoff vinto in finale contro Cantù, a testimonianza di come il blasone conta, ma fino a un certo punto, se tu riesci a mettere in campo la grinta. E Scafati c'è riuscita in A2 l'anno scorso e ci sta riuscendo, diciamo, anche in questo esordio nel campionato di Serie A qui al Palasport Aliercio. Ma Lumana Reyer ha 10 punti di vantaggio al giro di boa dell'ultimo quarto, 7-2-6-2, con Marco Spissu che gestisce l'attacco. Serve per Granger, si fa vedere Bramos in angolo, Granger tiene aperto il palleggio, danza, poi scarica ancora per Tessitori. Azione pressoché simile, non uguale, ma ancora la schiacciata di Tessitori a concludere la combinazione con un playmaker, perché ce ne sono due in campo. Sì, e in questo caso qui probabilmente ci si aspettava il tiro e lui è stato bravissimo a nasconderlo, e poi mentre Rossato prova il tiro alla lunga e poi a passare un pallone perfetto, un cioccolatino perfetto. Granger ancora lui a servire per Bramos, questa volta la tripla che non colpisce nemmeno il ferro, ma c'è Willis reattivo a recuperare il pallone, a guadagnare una rimessa, mentre c'è il cambio per la Givova che manda in panchina i Kanji, rimette in campo Lamb. Guardate, è bravo Pinkins a fermare il tentativo di Willis, ma bravissimo Willis a farsi trovare reattivo su questo insolito airball di Michael Bramos, che adesso riceve in attacco marcato da Stone. Tessitori per Granger, poi porta al blocco Tessitori che rolla, ma questa volta viene servito con un attimo di ritardo. In realtà non c'è problemi, terza volta di pick and roll di Tessitori. Scafati non riesce a trovare una soluzione per arginarlo. Bravissimo Granger, bravissimo anche Tessitori proprio a appoggiare al canestro. L'attacco di Scafati di nuovo a meno 14, la finta di Pinkins che va a attaccare su Willis, usa del piede perno, poi Willis riesce a portarlo in una posizione da cui è impossibile trovare il canestro. Bramos per Spissu, poi Willis, abbiamo pensato tutti all'assist, abbiamo pensato tutti alla tripla di Bramos, poi è arrivato l'assist di Willis, peccato che Bramos non abbia segnato. Ci prova Stone da tre, sbaglia il rimbalzo di Pinkins, il fallo di Granger che alza ancora una volta gli occhi al cielo, regala due tiri liberi a Scafati, diciamo che è riuscita a interrompere il terzo fallo per Jason. Poi sei con un fare, come dire, ma io sono qua, passavo, ma diciamo che anche il pubblico sembra aversi, come dire, sentito lo scampato pericolo, perché ha ripreso a giocare con una certa intensità Venezia e appunto anche il Palasport Aliercio sta rispondendo.
7-6-6-3, 3-19 da giocare con il secondo tiro libero di Pinkins, che ha già segnato il primo e segna anche il secondo. Dicevo, Manarei era fermato il tentativo di rientro di Scafati, che ora cercherà l'ultimo disperato tentativo. Intanto rossato due volte sui blocchi degli avversari. Il secondo è stato anche abbastanza solido, sembrava quasi un colpo da pugilato. Ancora Tessitori con Spissu, quarto pick and roll consecutivo di Tessitori con i playmaker dell'Umana Reyer. Sì, grandissima intesa, bellissimi giochi. Come ho detto, appunto, è importante che lui dia minuti di qualità, ne sta dando tantissimi. E stiamo avvicinando, anzi siamo entrati negli ultimi tre minuti. Thompson, lo scarico per Rossato, che segna ancora dalla media distanza, facendo imbufalire coach Walter De Raffaele. 7-8-6-6, un altro che non dimenticherà mai questa serata. Rossato al esordio in Serie A nel parquet di casa, diciamo, che se non ha mai giocato con l'Umana Reyer, ma è nativo di qui. Ancora Granger, questa volta arriva l'assist sul perimetro, sbaglia Spissu da tre punti, il rimbalzo è preso da Julian Stone, che lancia in contropiede. Riesce Pinkins, ma riesce anche Granger, solo palla. E poi i complimenti da parte di Marco Spissu per il compagno. Entra Brooks per Bramos e con Granger che approfitta della bottiglietta qua in sala stampa, in postazione stampa, per abbeverarsi. La ricevuta dall'ex team manager Mauro Sartori. E ora l'attacco dell'Umana Reyer, scusate, della Givova Scafati, che c'è Giulia Stone. Mi viene spontaneo pensare che abbia la maglia oro granata. Willis cancella, questa volta Rossato. Sarà la rimessa per Scafati, ma con soli 9 secondi a disposizione dell'attacco dei campani. 12 di vantaggio per l'Umana Reyer, a 2-0-4 dalla fine. Ha passato quel momento di difficoltà, quella prima metà di secondo quarto in cui non ha praticamente segnato, trovando poi i 4 pick and roll di Tessitori consecutivi, 2 con Spissu, 2 con Granger, per ristabilire le distanze nei confronti degli avversari. L'Umana Reyer ora in difesa, ultimi 2 minuti. Stone alza la parabola all'errore, il rimbalzo di Tessitori che lancia per Willis, che carica la schiacciata quasi da metà campo, e c'è la difesa pulita da parte di Rossato. Complimenti, noi siamo dall'altra parte, si è riuscito veramente a prendere solo palla, è stato veramente l'ultimo bravo. Il replay e carambolarla sul ginocchio, bravo comunque a provarci, a crederci, sì, perché fatto tutto il Willis ha caricato la schiacciata da metà campo praticamente. Ha preso una lunghissima ricorsa, la tripla di Rossato, l'errore, il rimbalzo di Willis. Ormai siamo in garbage time per quel che riguarda l'esito della partita. Ultimi 100 secondi di gioco, più 12 Umana Reyer, con Granger che attacca, e c'è il fallo in attacco di Willis. Credo lo stesso Granger, ma non sono sicuro. Granger? Non so. Cioè, credo che neanche lo speaker ha detto ancora nulla, perché nessuno ha visto il fallo. Brooks, non lo so io, guarda. No, a me sembrava il fallo di Grant, credo. 35, Grant. Quindi Willis. Il fallo in attacco di Willis, avevo visto giusto dal vivo, non ma l'avevo visto. Ripeto, non ho visto il fallo, ho visto la segnalazione dell'arbitro, e non il fallo. E vabbè, l'ha visto l'arbitro, sbaglia Julian Stone, abbiamo detto come ormai la partita sia virtualmente finita. Ti faccio scegliere l'MVP, anche se direi che... Beh, direi che... Allora, sicuramente Willis, perché ha fatto giocate straordinarie, ma sono molto contento di quello che sta facendo il giocatore col doppio zero, ovvero Tessitori, che ha fatto dei minuti davvero importantissimi, anche se, appunto, ben servito dai suoi compagni. Rossato da tre, mette la tripla, 56 secondi dalla fine, con la tripla di Rossato riesce a tornare sotto la doppia cifra il ritardo della Givova Scafati, mentre c'è il cambio con Granger nervosetto in panchina dopo gli ultimi fischi arbitrali. Rientra De Nicolao, 56, e Monaldi nuovamente invece in campo per la formazione della Givova Scafati, che però è sotto di 9 a
all'interno dell'ultimo minuto di gioco qui al Palasport Aliaccio, la prima giornata del campionato di Serie A maschile. Umana Reyer contro Givova Scafati, manca solo il punteggio per la prima vittoria degli Oro Granata, con la palla persa da parte di Willis che dà un'ulteriore opportunità a Scafati di limare, ma diciamo che ciò non toglie nulla della sua prova da MVP, lo abbiamo già detto. Merita un applauso tutti i giocatori dell'Umana Reyer, anche perché non era facile, nonostante l'ottimo precampionato, farsi trovare così pronti a questo punto della stagione, e invece nonostante appunto molti siano arrivati in ritardo per gli impegni con la nazionale e con le nazionali, perché pensiamo ad esempio che Granger, che è arrivato con meno ritardo rispetto ai nazionali azzurri, ma comunque non ha cominciato la preparazione con i compagni. Intanto ancora Rossato che sbaglia tre punti di rimbalzo di Brooks, eppure Umana Reyer è già una squadra e Willis è il suo mentore. Adesso porta a casa un fallo al limite dell'antisportivo da parte di Laurentiis, mentre coach, mentre Brooks si gira verso il pubblico e fa applaudire tutti per... Sì, diciamo che stavolta non voleva correre rischi, voleva segnarlo questo contropiede. E devo dire che De Laurentiis è stato bello. Sì, sì, no, infatti ho avuto qualche dubbio ad attribuire un fallo possibile antisportivo. Intanto Willis potrà ancora incrementare il suo punteggio. 7-8-6-9 è il punteggio della partita quando mancano 7 secondi al termine della stessa. E segna Willis con un po' di fortuna il primo, il quarto se l'è aggiudicato Scafati, che si è aggiudicato il primo e l'ultimo quarto, ma nei due quarti centrali Umana Reyer ha fatto decisamente molto molto di più, non a caso è riuscito a toccare anche il più 20 nel corso della partita. Poi un po' di distrazione, 2 su 2 di Willis, 80-69 il tentativo di Monaldi, no, la palla viene intercettata da Willis e finisce dunque 80-69.